mano sui primi frazionisti, ma per Usain Bolt si fa volentieri un'eccezione, no? Sarà presente in questa finale dove la Giamaica schiererà Nesta Carter, Michael Frater, Johan Blake, Usain Bolt, insomma pezzi importanti per la Giamaica che schiererà in terza e quarta rispettivamente. Vice campioni d'Europa. La partenza è valida, allora occhio all'Italia in seconda corsia, la Giamaica in sesta, gli Stati Uniti in quarta, partiti subito forti gli statunitensi. Questo è Michael Toomey, il cambio con Simone Coglio, cambio perfetto direi per gli azzurri che in questo momento si vedono passare all'interno da St. Kitts e Nevis, lì davanti Stati Uniti e Giamaica sono più o meno appaiati. Questo è Emanuele Di Gregorio, il terzo frazionista azzurro, forza ragazzi, adesso gli Stati Uniti e la Giamaica lottano per la medaglia d'oro. L'ultima frazione, Fabio Cerutti per l'Italia, mentre c'è Usain Bolt che se ne va, e c'è stato un problema per gli Stati Uniti. Non abbiamo visto, gli Stati Uniti hanno combinato un guardo. Record del mondo! Record del mondo, 37.04 per uno Usain Bolt che torna sul luogo del delitto, dunque un record del mondo strepitoso per la Giamaica che non ha avuto neanche il riferimento degli Stati Uniti che hanno combinato un guaio nei cambi, probabilmente al terzo cambio. Grande risultato e arriva finalmente la chiusura col botto a questo campionato del mondo. Si attendeva al grande risultato cronometrico, è arrivato proprio nell'ultima gara dell'ultimo giorno. 37.04 per la Giamaica, Nesta Carter, Michael Frater, Johan Blake e Usain Bolt, velocissimi, più veloci della storia. Intanto la Francia sul secondo gradino del podio, dunque un Christophe Lemaître che si porta a casa dopo la medaglia di bronzo.